Sì, sono d'accordo con lei. È chiaro che adesso c'è grande rammarico, ma appena metteremo piede sul pullman dobbiamo ripartire dalle buone cose fatte oggi, migliorando assolutamente il primo quarto d'ora perché siamo partiti un po' contratti. E ci poteva stare perché chiaramente abbiamo lavorato 2 giorni su un modulo diverso. E i ragazzi hanno dato tanto, è chiaro che c'è un mondo davanti da migliorare, però poi una volta sciolti e ritornati a fare quello che dovevamo fare, che avevamo preparato in settimana, penso che la squadra abbia fatto sicuramente una buona partita. E quindi con grande rammarico ripartiamo con la consapevolezza che questa squadra è viva e può fare tutto. Io le faccio l'ultima domanda da parte mia. Sul modulo, finalmente abbiamo visto un Pescara diverso, nel senso molto più aggressivo, molto più propositivo, qualche deficit secondo me tattico a centrocampo, però una squadra completamente diversa. Da quanto tempo stava studiando questa mossa di dare anche maggiore coraggio alla sua squadra? Ripeto, abbiamo lavorato martedì tutto il giorno, mattina e pomeriggio. Mercoledì abbiamo lavorato sul nostro 3-5-2 e poi ci siamo resi conto che per oggi era necessario giocare in questo modo. È chiaro che, ripeto, quello che ho detto prima, c'è un mondo davanti perché sono situazioni completamente diverse, ma quelle 3-4 cose che abbiamo fatto. I ragazzi sono stati veramente bravi, ma come dico sempre, questa è una squadra che ha grande qualità e soprattutto ha voglia di mettersi in discussione e di apprendere il più possibile. E quindi faccio i complimenti a loro. Mister, buon pomeriggio. Massimo Profeta in diretta su Rete 8 Sport. Pomeriggio. Intanto ieri ci ha depistati, eh? Complimenti. No, strappo un sorriso. Complimenti. Intanto, secondo tempo, insomma, credo che ci sia stata una sola squadra in campo. Ecco, la domanda è questa: ha già risposto al collega Luigi Di Marzio. Quanto incide la condizione fisica che secondo me è sensibilmente migliorata? Ah, incide molto. È chiaro che all'inizio abbiamo pagato un poco perché noi lavoriamo a ritmi altissimi e quindi ci vuole abitudine, ci vogliono allenamenti e bisogna far crescere quelli che sono indietro di condizione. Però man mano la squadra sta ritrovando tutto ciò attraverso, ripeto, il lavoro, l'applicazione e soprattutto questa grande convinzione che chiunque giochi deve farsi trovare pronto a seconda di come giocheremo. Ci sono gli interpreti per fare tutto e quindi è una risposta soprattutto che devono recepire i ragazzi di grande autostima e di grandissima convinzione che il cammino è ancora lungo e la squadra deve assolutamente arrivare all'obiettivo perché ci sono tutti i presupposti per farlo. Mi gioco subito la seconda domanda e poi non interverrò più, lo giuro. Quindi, insomma, la strada è stata tracciata. Martedì con l'Ascoli sarà confermata la difesa a 4. Non lo so, vediamo. E i segnali sono stati importanti, ma erano stati importanti anche con l'altro modulo. Quindi voglio dire, abbiamo un giorno e mezzo per prepararla. Vedremo chi riuscirà ad aggregarsi del gruppo. Vedremo le condizioni fisiche dei ragazzi oggi. Insomma, dobbiamo valutare tante cose, però ripeto, di base questa squadra ha le potenzialità per fare tutto, deve solamente applicarsi al massimo e cercare di trasportare in campo quello che facciamo durante la settimana, cosa che ha fatto dopo il primo quarto d'ora dove siamo partiti un po' intimoriti, dove non abbiamo acceso il motore su quello che dovevamo fare, che poi la squadra ha fatto molto bene. Allora, chiaramente mancando Drudi e mancando Bocchetti, abbiamo
lavorato mercoledì sul modulo e ci siamo resi conto che mancava un giocatore che ci desse qualità su quello che vorremmo fare noi dal basso. Sorensen è rientrato da troppo poco tempo e ha saltato troppi allenamenti per fare quello che chiedo. Scognamiglio è un ruolo che non ha mai fatto, avremmo dovuto spostare Scognamiglio centrale e poi spostare uno tra Sorensen e Gut a sinistra, e loro sono due destri. Io preferisco avere un piede mancino lì che mi possa costruire. Abbiamo provato anche con Rigoni centrale, ma Rigoni è un calciatore che ci avrebbe dato magari quella qualità, ma poi sui tempi di gioco che sono fondamentali avrebbe perso qualcosa, perché non ha mai lavorato su quello che noi facciamo con i difensori. E in più è un centrocampista e su quelle che sono poi tutte le situazioni della fase di non possesso si sarebbe trovato in difficoltà. Ma la squadra mi aveva dato buone risposte sabato con la SPAL. Chiaramente abbiamo lavorato molto, i ragazzi sono stati bravi e ripeto, a parte il primo quarto d'ora dove siamo partiti troppo timorosi e non avevamo le idee ben chiare su quello che c'era da fare, ma ci poteva stare, poi la squadra ha fatto bene. Per quanto riguarda Galano e Maestro, chiaramente è casa loro e quindi certamente si trovano a proprio agio, e quello che dicevo ieri, magari portati in un 3-5-2 sono dei giocatori che sono sacrificati, e quello che dico sempre loro, insomma, noi dobbiamo essere bravi a trovare sempre le strade, mai le scuse, e lavorare duramente durante la settimana. Buonasera mister, Valerio De Carolis, forzapescara.com. Io le faccio i complimenti davvero, perché finalmente ha fatto capire a tanti che rischiarsi, rischiare di giocare, rischiare di avere un atteggiamento molto più propositivo è la soluzione migliore, perché non c'è miglior difesa che l'attacco, questo gliene devo dare atto. Però le chiedo mister, se l'atteggiamento di qualcuno, faccio io i nomi perché è chiaro che lei li dovrà difendere a spada tratta perché è il suo allenatore, però vedo per esempio Valdifiori, vedo per esempio l'atteggiamento di Capone in alcune giocate, non siano un po' deleterie per quanto di buono faccia il suo Pescara, mister? Ripeto, complimenti perché ha cambiato l'atteggiamento finalmente. Io chiaramente complimenti li giro ai ragazzi, ma fondamentalmente purtroppo non abbiamo fatto niente perché siamo ancora molto sotto, ma respingo la sua domanda nel senso che questi giocatori stanno cercando di dare il massimo e soprattutto sono bravi a mettermi in difficoltà nelle scelte. Loro devono capire che sono tutti importanti, importantissimi, e che quando arriverà il loro momento devono farsi trovare pronti. E è chiaro che cambiare una mentalità non è semplice, non è facile, no? L'autostima è fondamentale, ma quando dico che questa squadra ha tutte le qualità per tirarsi fuori, mi riferisco a quello, nel senso che devono credere fortemente in quello che fanno e credere che le partite bisogna giocarle per poterle vincere. E questo lo fai durante la settimana con gli allenamenti, non c'è altra strada. Mister, buonasera. Ah, vai. No. Non voglio aumentare la sua dose di frustrazione, ma è la prima volta che il portiere avversario è il migliore in campo in una partita del Pescara. Questo è anche che le traverse sono state il migliore in campo. A parte la notazione, le volevo chiedere questo. Lei prima parlava che per adesso questo è il modulo, cioè non ha parlato di continuità su questo modulo, si è riservato insomma di verificare probabilmente partita in partita, però le do un dato, non so se è d'accordo con me, come è circolata la palla, come è uscita la palla in fase di costruzione dal basso, mai quest'anno il Pescara l'aveva dimostrato. Cioè io credo che anche la maggiore pericolosità offensiva del Pescara oggi si è dovuta soprattutto a questa situazione, cioè alla pulizia di gioco che inizia dal basso, con i centrali, con i terzini, con l'appoggio mediano e tutto il resto. Questo non può non essere, immagino, un dato che lei valuterà attentamente sulla scelta del modulo futuro? Ma il discorso è sempre alla base, nel senso che ogni formazione che incontri ti offre una fase di possesso e di non possesso, e noi dobbiamo migliorare soprattutto nelle letture, perché poi non tutte le partite sono uguali, e quindi ogni costruzione a seconda di chi affrontiamo è diversa, e quindi i tempi di gioco diventano determinanti. A me non piace parlare
di un modulo fisso, nel senso che noi chiaramente giochiamo sugli avversari a seconda di come poi si schierano, e lì andremo, dovremo essere bravi a trovare le soluzioni, le uscite, per cercare di venirne fuori assolutamente con palla a terra, perché non puoi, secondo me, cercare di vincere le partite giocando costantemente su questa seconda palla. Quindi il segreto è tutto lì, e la concentrazione che chiedo durante la settimana è proprio questa, cioè cercare di capire i punti deboli degli avversari, che lavoriamo durante la settimana, e poi il modulo è secondario, insomma è, il discorso penso che sia prevalentemente lì, e i ragazzi su questo stanno crescendo molto. Mister, un'ultima cosa, come mai hanno calciato così in porto oggi i suoi centrocampisti? Lei in settimana forse ha richiamato su questa situazione la squadra, sul fatto di calciare molto in porta anche da fuori area? Ma torniamo sempre lì, poi è chiaro che ogni 4-3-3 ha il suo marchio principale. Oggi su quello che abbiamo fatto durante la settimana sapevamo che ci poteva essere assolutamente questo tipo di partita. I ragazzi tante cose le hanno fatte bene, moltissime non bene, ma ripeto, in due giorni, questi sono lavori che si fanno in un mese e mezzo, in due mesi, si lavora settorialmente, noi abbiamo lavorato tanto martedì, un po' di meno giovedì, toccato ieri alla rifinitura, e quindi il merito è principalmente, sostanzialmente, loro, insomma, io cerco solamente di metterli nelle condizioni migliori, ma stanno spingendo tantissimo loro. A chiudere? Scusi mister, io volevo chiederle un giudizio sulla partita di martedì con l'Ascoli, prima gliel'aveva chiesto il collega, forse è sfuggito, se questa partita diventa adesso un crocevia fondamentale della stagione del Pescara, e anche un giudizio sull'Ascoli, che comunque insomma non muore mai, oggi era in 10, negli ultimi minuti è riuscita a raddrizzare una partita difficile contro il Venezia, quindi sia quanto vale per noi questa partita con l'Ascoli e il suo giudizio sull'Ascoli. Questa partita vale tanto per noi come valevano le precedenti e varranno le successive. Come dico sempre, è una finale, e quindi dobbiamo essere bravi ad interpretarla, a capire la partita da fare. E la seconda domanda, chiedo scusa, qual era? Il suo giudizio sull'Ascoli, proprio. Io il mio giudizio preferisco darlo sul Pescara, sui ragazzi, poi da domani cominceremo a pensare all'Ascoli, a quello che sarà, ma dobbiamo tutti quanti sintonizzarci sulle cose fatte bene dal Pescara e lavorare tanto su quelle che non sono state fatte bene. Un'ultimissima, messa io le chiedo, mancano 10 partite, la salvezza diretta oggi è a 9 punti se non sbaglio, in questo mini torneo che comincia la distanza di 9 punti è abissale secondo lei, o lei è un possibilista, cioè un ottimista, cioè pensa che tutto può ancora succedere, perché 9 punti effettivamente sono tantissimi, però insomma so che lei vi dirà che ci crede, giustamente glielo vogliamo sentir dire. Io sono un ottimista di natura, quindi sono 30 punti a disposizione e questa squadra può farli tutti e 30 se rimane con questa compattezza, con questo spirito, con questa voglia, con questa determinazione. Questa squadra non è inferiore a nessuno, lo sta dimostrando e lo dovrà dimostrare, perché fino alla fine il campionato è apertissimo. Posto? Sì, posso dire una cosa al volo? Giustamente, per chiarire, mister, è chiaro che la classifica è quella che è, però avere un atteggiamento così, mister, le fa onore, ecco perché le dicevo, cioè ha cambiato completamente questo Pescara, mister, non è solamente... Io ci credo perché ci credono loro, altrimenti voglio dire, verrei qua a raccontarvi stupidate. Il mio termometro è la squadra, e sempre di più dobbiamo compattarci, e sempre di più bisogna capire che chi gioca gioca per il bene del Pescara, quindi bisogna pensare assolutamente a noi e non all'io, e quella è la vera forza di questa squadra da qui alla fine del campionato. Perfetto. Grazie.